Ok, perfetto. Buongiorno a tutti. Sono Francesco Oppi dalla Cascina del Guado. Partono quest'oggi gli incontri e appunto di Incontriamoci al Guado. Oggi è una giornata nevosa su tutta questa zona dell'Italia e questa rubrica Incontriamoci al Guado ha il patrocinio della società umanitaria che ringrazio. E naturalmente al patrocinio di Fondazione per Leggere, che ringrazio, del Polo Culturale del Castanese e dei comuni di Inveruno, Castano Primo e Robecchetto Coninduno, che ringrazio. Questi patrocini significano vicinanza, significano accoglimento di questa rubrica, che è una rubrica importante che ci porterà nelle case e a parlare con personaggi e personalità importanti del mondo della cultura e dell'arte. Abbiamo questi incontri, li si svolgono in collaborazione con la storica libreria Bocca in Galleria Vittorio Emanuele a Milano e con la rivista Schema di Poesia. E io sono affiancato e affianco il carissimo Franco Manzoni, critico letterario del Corriere della Sera, nonché poeta. Che saluto in questo momento. Oggi abbiamo con noi, lo vedete da dietro di me, c'è un disegno su un manifesto, un disegno di un importante artista cileno, Balmesh. Quest'oggi abbiamo con noi un uomo che si è occupato per tanto tempo e si occupa tuttora del rapporto fra l'arte, la comunicazione, la grafica e i movimenti sociali e socioculturali, una colonna della comunicazione dell'arte cilena. Abbiamo con noi oggi Héctor Mono Eduardo Carrasco. Eccoci, Mono. Ciao Angelo, come va? Buongiorno a Ciao. tutti. Ciao, Ho tutto bene? quasi buon pomeriggio, ecco. È un'emozione averti con noi al Guado, poi sai già che sarà bello vederti qui, visto che tu sei già stato qui tanti 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 anni fa, però mi piacerebbe, e qui hai conosciuto mio padre, fondatore del Guado, eccetera, però mi piacerebbe tanto che poterti riabbracciare io e vederti qui al Guado appena si potrà, insomma. Anch'io non, io la verità è che sono passati, io facevo ieri i calcoli, anche se la matematica per me è un'opinione, Siamo in sono passati più di 40 anni, perché tieni conto che mia figlia ha 44 anni e quando io sono stato al Guado a lavorare, che adesso ne parleremo, lei non era ancora nata. Pertanto, quasi 40, diciamo 45 anni. Ora io mi diranno, ma come mai un cileno al Guado? In realtà, secondo me, è una riflessione. Secondo me, in quegli anni era un'Italia che purtroppo non esiste più, nel senso che c'era una grande solidarietà con il popolo cileno, con gli esiliati, e il Guado anche su questo ha giocato un ruolo preponderante in questo, direi, sentimento collettivo del popolo italiano, che non era, ti assicuro, non era solo i sindacati, i partiti politici dell'arco democratico, ma era la gente. Io mi ricordo che ero da Roma, ero arrivato, no, perdono, da Bologna, ero arrivato a Milano perché nel frattempo mi ero sposato a Bologna perché volevo studiare architettura. E fra l'altro tu hai citato l'umanitaria prima,
E io per queste cose anche derivate dalla dittatura di Pinochet, io ho richiesto in Cile via lettera, come si dice, la mia maturità fatta in Cile. Questa maturità non è mai arrivata. Io non so se per questione politica. Il problema è che non è mai arrivato, e questo voleva dire che io non potevo entrare a studiare architettura. All'università. Ci volevo dotare. Allora io ho fatto il quinto anno per avere la maturità alla società umanitaria a Alla Milano. gloriosa società umanitaria con cui il Guado collabora, come sai, da Tanto tempo, insomma, no? Secondo me è andato via qualcosa. Allora, oltre 25 anni. Una grande istituzione italiana importante. Poi io sono tornato, ecco Mono, eccoci qua. Sì, allora io fra l'altro c'era una grande solidarietà, soprattutto i giovani, il mondo giovanile, gli studenti, l'organizzazione che coordinava la solidarietà con il popolo cileno a Roma, che si chiamava Cile Democratico e Italia Cile, mi hanno chiesto di andare a Milano per poter coordinare la solidarietà giovanile, avere i rapporti con... E chiaramente in quei tempi c'era il PCI, il Partito Comunista Italiano, molto molto forte, ed era anche insieme al Partito Socialista, anche alla Democrazia Cristiana di allora, un grande referente per la solidarietà con il popolo cileno. Io sono andato mettendo però una clausola, dicendo: io vado in qualsiasi posto voi mi chiedete di andare, solo che io non vorrei essere stipendiato dal punto di vista politico. Cioè non volevo assolutamente essere funzionario di nessun partito, di nessuna organizzazione. Volevo fare tutto quello che serviva, però chiaramente lavorare. E diciamo che per 2 mesi i compagni del PCI di via Volturno a Milano, dove c'era la sede del partito in quei tempi, mi ricordo, mi hanno dato per 2 mesi uno stipendio che serviva per vivere tutto, senza nessuna, tenendo conto che c'era. E un giorno mi ha telefonato, non mi ricordo chi, una persona del PC, e mi sono trovato con tuo papà in via Volturno. E dicendo: guarda, avevo saputo, mi hanno telefonato, mi hanno detto questa cosa, e lui mi ha spiegato cosa faceva la cooperativa. E io ero molto contento, perché ho detto: guarda, a me viene a pennello, perché tiene conto che io sono figlio di un chimico grafico in Cile, credo che era l'unico ai tempi. Mio papà era l'unico chimico grafico di nazionalità cilena in Cile, perché gli altri che c'erano erano o italiani o tedeschi. Pertanto io avevo vissuto tutta la mia vita con il profumo delle tinte di stampa. Claro che sì. Sì, assolutamente. Durante il governo di Salvador Allende avevo lavorato nella Juventud Comunista del Cile,
in tutto quello che è il settore propaganda, ma soprattutto in tutto quello che era tutta la grafica oggi molto conosciuta, che sono fatti dei libri, al di là dei murales anche dei manifesti, che nei primi tempi noi facevamo, lo facevamo in serigrafia, che anche questa cosa è venuta per l'incontro, l'esperienza con il Guado, perché erano cose che anche il Guado aveva fatto. Io sono arrivato quando già non facevate serigrafie, però sicuramente questa esperienza, questo bagaglio tecnico, sicuramente è servito anche per l'esperienza qua. Certo. Senti, Mono, escuchame, queria preguntarte, faccio un po' di esercizio. attraverso una imagen che ora ti insegnerò, queria preguntarte de tu historia, digamos, del pasado en Chile, cómo empezó la historia de la Brigada Ramón Aparra. Yo sé que es una cosa nota a los demás, pero mucha gente en realidad no lo sabe qué es la Brigada Ramón Aparra y qué ha significado en el Chile, y no solo en el Chile. Sí, allora, prima Ramón Aparra era una giovane operaia tessile che è morta, cioè è stata ammazzata in uno sciopero nel 1947 a Santiago. Questo perché Ramón Aparra, un po' era, l'idea era comunque un omaggio a una donna che comunque aveva lottato per i suoi diritti. Ora, nel 1969, un anno prima dell'elezione presidenziale del 4 settembre 1970, la Gioventù Comunista del Cile aveva deciso di creare un gruppo di propaganda. Questo era un po' l'idea, come dire, gigantesca. Anche perché, ti dico, una delle cose con cui ci siamo trovati è che noi in Cile non avevamo nessun tipo di esperienza muralistica. Tiene solo conto di questo, che i nostri antenati, gli araucanos, erano grandi guerrieri, grandi maschilisti, ma non c'avevano nessuna capacità artistica, a differenza degli Incas, a differenza dei Maya. I nostri erano essenzialmente grandi guerrieri. L'storia ci insegna che gli spagnoli ci hanno messo 300 anni a buttarli giù per poter arrivare a Santiago, nelle altre città del Cile. Allora, tutto è cominciato con sei ragazzi in una jeep della Seconda Guerra Mondiale, in una marcia nel 1969 del porto di Valparaíso a Santiago, la capitale del Cile, in una marcia contro la guerra del Vietnam. Ora, tiene conto che non avevamo esperienza, eravamo sei o sette, adesso non mi ricordo il numero, però non di più. Poveri in canna, avevamo solo le idee, tanta voglia, ma non c'avevamo soldi. E tiene conto che stiamo parlando di quasi 50 anni fa. Certo. Allora abbiamo creato, fra virgolette, o mescolato meglio, olio bruciato di macchina, un po' di catrame liquido, e una cosa che si chiama engrudo, che noi chiamiamo engrudo, che non è altro che
una colla fatta con la farina bollita. E con questo abbiamo fatto tutto il percorso Valparaíso-Santiago, che sono circa 120 chilometri. Allora, ti sto parlando di tanti anni fa, ora ci sono i tunnel, ci sono le autostrade per fare quel percorso, ma allora dovevamo andare per passare da Valparaíso verso Santiago, si passava una montagna abbastanza alta, che noi cileni chiamiamo la Cordillera del Mare. Sì. E lì abbiamo dipinto le pietre, perché poi se queste cose qua, per, sai, con tutti questi, lo dico adesso dopo tanti anni, questi idealismi, chi guardava le pietre? Nessuno, assolutamente. Però lì noi in quel momento facevamo solo lettere con un pennello, con dei pennelli, e diciamo no alla guerra del Vietnam, Yankee go home. Erano queste le due parole d'ordine. Messaggi semplici, diretti, messaggi molto semplici, molto diretti, molto rivolti alla fine della guerra, un pacifismo generico, diciamo, e un anti-americanismo. In quel momento gli Stati Uniti avevano una grande influenza su tutta l'America Latina e mettevano grandi impegno nel scegliere, nel guidare la nascita dei governi e così via. Sì, no, tiene conto che comunque la ingerenza nordamericana in Cile o in America Latina era molto forte. Io mi ricordo, ti faccio un solo esempio, io non so se mi sto allungando. Ti interrompo io quando vedo che ci stiamo allungando troppo. Abbiamo circa 40 minuti, quindi poi dopo... Mi vengono fuori dei ricordi. Io mi ricordo che nella scuola elementare, pubblica, dove andavo, ogni tanto arrivavano dei personaggi yankees e che semplicemente ci facevano una dimostrazione di come si giocava col JoJo. Ma il JoJo... Tu hai giocato al JoJo, spero. Sì, mi è capitato. Non ero bravo. JoJo, sai che era rotondo sotto, che giravano come una ruota? Sì. Aveva il simbolo della Coca-Cola. Ah, ecco. Hai capito? Poi venivano anche dei marinai americani che... arrivavano al paraíso in quello che si chiamava la Operazione Unitas, che non era un'altra cosa che un'ingerenza nei fatti dei paesi dell'America Latina. Non succedeva solo a noi, succedeva sicuramente anche ai peruviani e anche agli argentini. Questo è stato l'ingerenza. Ora, per non parlare della Colombia, del Brasile, insomma tutto il Sud America ha dovuto essere sotto un certo controllo degli Stati Uniti per tante ragioni economiche, il petrolio, le terre, il legname, insomma lo sappiamo, le miniere, le importantissime miniere di pietre preziose, di oro che ci sono in tutto il Sud. Noi col rame, figurati. Certo. Chiaro, hai capito? Ora, da lì eravamo, come ti dicevo, molto vicino alla campagna elettorale presidenziale che ha portato Salvador Allende come Presidente della Repubblica, e noi si è creato questo gruppo, Brigada Ramona Parra, organizzato, che prima innanzitutto erano volontari. Non era gente. Tiene conto che io avevo, credo,
15 anni, 14 anni, una cosa del genere. E gli altri ragazzi che erano, che lavoravano con me, qualcuno più maggiore di me, magari qualcuno altro anche più piccolo, che si è creata questo primo gruppo a Santiago, che era stata chiamata Brigada Ramona Parra Central, che era, si occupava del centro, era, diciamo, fra virgolette, la più importante. Ma in realtà, nel tempo, noi siamo riusciti a creare più di 90 gruppi in tutto il Cile. Se tu pensi solo che il Cile a quei tempi aveva circa 11 milioni di abitanti, 90 gruppi formati da 15 persone più o meno, era un esercito. Un esercito che come armi aveva dei pennelli. E abbiamo riempito le strade di Santiago, di tutto il Cile, i muri, anche perché in Cile un altro particolare che secondo me è importante, chiaramente un paese come Cile, e credo anche altri paesi dell'America Latina, non ha come dire, le risorse storiche che hanno l'Italia o i paesi dell'Europa. Cioè, sarebbe impensabile aver fatto questa esperienza qui in Italia, perché da noi un palazzo che ha 30 anni è considerato vecchio, pertanto viene abbattuto e viene costruito qualcosa di nuovo. Allora, nelle costruzioni fuori facevano dei muri che erano pezzi di cemento, pertanto sì. Pensa alla città piena di questi muri dove si poteva, che erano alti 22 metri 50, non di più, non erano, però ti dico, erano molto lunghi sulla superficie della, più o meno coprivano il fronte delle superfici dove venivano ricostruite queste nuove palazze. E c'è stata una grande battaglia, che è stata chiamata la battaglia dei muri, questo dai giornalisti e tutto, che voleva dire che la guerra era, che tiene conto anche un'altra cosa, questa cosa che io ti sto parlando, che il muro, che la, era vietata, pertanto ti trovava la polizia, ti metteva dentro, capito? Ti metteva. Ti volevo chiedere, a proposito di questi muri, io ho, c'è questa storia di questo muro che vediamo adesso, che è la storia legata anche a un altro importantissimo artista cileno, che è noto in tutto il mondo come uno dei più grandi esponenti del, si dice, del surrealismo mondiale, che è Sebastián Matta. Io so che tu con questo muro e con lui e la brigada, insomma, c'entra molto, e questo muro è molto importante. Ci vuoi raccontare un po' la storia di questo muro, la storia di questo successo della storia cilena? Sì, ora tu sai che Matta è nato in Cile, anche sicuramente di una famiglia molto abbiente, poi lui è venuto in Italia, è stato negli Stati Uniti, però sempre è stato un uomo che ha giocato un ruolo importante nella solidarietà con gli ultimi, ma non solo con il Cile, con gli ultimi. Ed era molto, per quello che ho saputo poi dopo parlando con lui, molto amico di Salvador Allende. Allora lui, quando Allende ha vinto le elezioni, lo ha telefonato, non so com'è stata questa comunicazione, e lui le ha offerto a Salvador Allende la creazione di una sua opera fatta con ragazzi cileni, dove
vuoi tu, ha detto Salvatore Allende. Allora Salvatore Allende ha parlato con un sindaco di uno dei comuni, allora, ma ancora oggi, molto povero, dell'Interland di Santiago, si chiama La Granja, e lui, è una cosa assurda, ha mandato i piani e ha mandato i soldi per costruire il muro, per realizzare il murale. Ah, pensa. Allora, questo muro non era un muro, cioè era, tiene conto che era Roberto Mata, non era un muro diritto, perché lui, nella sua bellissima pazzia, aveva creato un muro che, se tu lo vedi, non era diritto, ma era fatto di tale forma che l'acqua riusciva a scorrere molto più in fretta. Pertanto, se pioveva, l'acqua scorreva e non rimaneva. No. Questo è stato fatto in quello che era allora la piscina comunale del comune della Granja. Lui ha voluto chiamarlo il primo gol del popolo cileno, che voleva dire il primo anno. Primo anno. Ora, se uno lo guarda, si può guardare anche adesso, è pieno di simbologie, di parole, di cose, con questi che io sempre le dicevo, questi vermiciattoli che fai, che poi avevano tutte le espressioni di donne, di uomini. Ora, certo è che è stato inaugurato con lui, con Salvador Allende. Sto parlando dell'anno 71. Pensa che una delle cose che mi ricordo è che un giorno nel locale dove noi operavamo è arrivata da Valparaíso un tamburo di 200 kg di acrilico. Lo aveva mandato lui dall'Italia. Allora, cosa facevamo con i colori che noi usavamo, che in realtà era terra di colore, invece di farlo diventare pittura, con l'acqua si faceva con questo acrilico che aveva mandato. Poi lui, non so se tu lo sai, era uno molto profondo, perché lui era un bambino grande, nel senso che questo accomuna un po' tanti artisti, no? Vedo che anche tu hai questa grande energia che viene fuori dal tuo essere capace di restare un po' bambino, e questo è il segreto forse di tanti artisti che sono riusciti a rimanere fedeli a una linea di sperimentazione, non si sono seduti sullo stereotipo del successo di alcuni momenti della loro vita. Anche tu, vedo e ho visto con piacere nel tuo sito, nelle cose che ho trovato in internet, eccetera, che continui a sperimentare, continui a cercare nuove vie espressive. Questo mi fa piacere. So che anche Matta aveva questa caratteristica, del resto ce l'hanno molti. Sì, lui aveva. Ti faccio due esempi, poi parliamo di questa cosa qua del lavoro da bambini e soprattutto dell'esperienza collettiva. Era stava sempre giocando. Allora, ognuno dei ragazzi che lavoravano le ha dato la responsabilità di un colore, di un barattolo di colore, blu, rosso, giallo, tutti i colori possibili, e lui si arrabbiava perché, allora, quando doveva usare il rosso, diceva rosso, e il rosso doveva arrivare a dipingere, invece il rosso era a fare il bagno in piscina. Ah, ecco, perfetto.
Lui si arrabbiava, ma in realtà non era arrabbiato, rideva come un pazzo. Un'altra cosa, tiene conto che usavamo delle tute da operai per poter dipingere, e lui, sicuramente perché era una persona estremamente umana, prima di andare alla granja, che dista più o meno, metti 10 chilometri dal centro della città, ci invitava a far colazione all'albergo dove lui stava. Ora, tiene conto che a quei tempi l'hotel Crigion, dove lui c'era, era una roba di lusso, ma proprio che andava alla grande borghesia, e questi camerieri dell'albergo che ci vedevano arrivare con queste tutte sporche di colore, e poi magari i ragazzi, sai come siamo, come eravamo o come siamo stati dei provocatori, se ne andavamo conto, pertanto mettevamo le mani tutte sporche di colore sui mantelli, sulle tovaglie. Sì, sì, e queste persone, quando arrivavamo, si mettevano con le spalle al muro. Oddio, sono arrivati. E lui si divertiva da matti. Cioè, che era una sua provocazione di fronte a... Poi, l'ho conosciuto molto di più. In Cile c'era stata una... Ti racconto l'ultima cosa per dirti com'era Matta e perché un po' siamo tutti, un po' tutti come lui. Sicuramente tu sai che nel 1972 a Santiago c'è stata una conferenza internazionale sul commercio e lo sviluppo. Sì. Durante Salvador il governo ha costruito il palazzo dove c'è stata questa conferenza e ha chiesto a grandi artisti nostri di mandare delle opere. Ora, l'opera regalata da Matta era proprio nell'entrata e era come una fabbrica, sempre con questi vermiciattoli che faceva lui, però che nessuno faceva niente. Tu lo vedevi che è impressionante, che tu però ti fermavi a guardare ogni figura e nessuno stava. E aveva scritto sotto: ojo, cuidado con los desarrolladores. Occhio, attenzione agli sviluppatori. Attenzione. Sai, la conferenza di sviluppo. Questo era Matta. Ora, rispondendoti un po' alla cosa, io credo che, innanzitutto, ti dico sinceramente, ma non per tirarmene per niente, non mi sono considerato mai un artista nel modo in cui l'immaginario collettivo pensa un artista. Io ho sempre considerato il mio lavoro in forma collettiva. Anche quando lavoro da solo, faccio delle cose per magari persone, così, io comunque faccio diventare collettivo anche l'idea. Magari io lo dipingo, io lo vado a fare disegni e tutto, ma secondo me è importante che le persone possano partecipare anche all'ideazione dell'opera. E questo secondo me è importantissimo, soprattutto nei muri su strada. Perché? Perché questa cosa aiuta, prima di tutto, a che la gente possa pensare che anche insieme si possono fare tante cose. Tu vedi questa foto che stai, questa è la scuola Salvador Allende di Mantova. Siamo andati sono già andato tre anni
dipingo se sono 90 bambini della prima alla quinta. Meraviglia. Tiene conto che il 90% è un quartiere molto popolare alla periferia di Mantova e ci sono, diciamo che il 90% dei bambini sono figli di stranieri. Ora, la cosa più emozionante che ho visto in quel posto, noi siamo andati, non questo, un altro murale a inaugurarlo l'ultimo giorno di scuola e vedere questi bambini di tutti i colori nel senso della pelle, verdi, gialli, arancioni, neri, bianchi, che cantavano Squarciagola e l'inno dei Mameli. E io ti assicuro che quando ho sentito questa cosa, ho visto questi bambini che cantavano l'inno d'Italia, mi sono emozionato. Ora, mi hai fatto venire i brividi anche a me, Mono. È bellissima la visione del futuro dell'Italia fatta da piccoli italiani che credono in questo paese e che non è importanza da dove arrivano, ma è importante quanta energia mettono nel posto dove stanno. E nel loro caso è l'Italia, e noi siamo fortunati italiani se il futuro lo costruiremo come ce l'hanno in mente questi bambini. Secondo me dobbiamo davvero capire che dentro là c'è tutto il futuro che vogliamo anche noi adesso. Dove c'è amore, dove c'è il rispetto per il diverso, c'è tutto il futuro anche della cultura, dell'arte. E su questo terreno io ti volevo chiedere una cosa un po' tecnica. Cioè, tu hai detto che a un certo punto nelle montagne cilene ti sei trovato su una camionetta americana. No, era un Jeep. Una Jeep. Andare. Americana, secondo me della seconda guerra mondiale. Ti sei trovato ad andare a dipingere i sassi, le pietre, e dopo pian pianino la brigata ha cominciato a dipingere anche nelle città e quindi a fare anche un'operazione che tu poi hai mantenuto fino appunto alla scuola di Mantova e oltre, che è l'operazione di fare dell'arte anche un mezzo di comunicazione socioculturale, sociale, no? Nel tuo caso. E io frequento da tanti anni i miei compagni e amici artisti di vario tipo e tra questi ci sono anche giovani street arter, si chiamano qui da noi, no? Che sarebbero, ad esempio, cito i cari amici Bross e Sonda o Ivan Tresoldi, Ivan il poeta, sono cari amici che fanno anche loro, hanno cominciato a fare un mestiere creativo attraverso il muro. Oggi noi, dopo questa pandemia, dopo questo fatto storico importante di questa malattia che ha creato, ha potenziato i mezzi di comunicazione che passano dal computer, no? Questo quarto regno che abbiamo citato nella didascalia, il regno del minerale, il regno vegetale, il regno animale, sembra quasi che sia arrivato un regno, un sovraregno che è il regno della comunicazione, dove la realtà si trasforma in quello che la comunicazione dice, no? Non è più reale ciò che è reale, ma è reale il pensiero di qualcosa che si vuol comunicare, no? Allora, una volta era semplice, era forse più diretto farlo su un muro, scrivere una frase, no guerra in Vietnam, oppure Yankees andatevene a casa, e oggi è tutto un po' più complesso attraverso questo video che in questo caso nostro ci sta facilitando. Noi stiamo comunicando con tutto il mondo, abbiamo gente collegata in questo momento dal Canada, lo sto vedendo, dal Cile naturalmente, da Parigi, dalla Francia, oltre che dall'Italia, e questo non sarebbe stato possibile qualche anno fa. Però l'artista in tutto questo, Mono, come si deve comportare? E tu come ti comporti? Cosa fai in questo caso con questa tecnologia? Me ne approfitto. Nel senso che
i disegni, i bozzetti si facevano tutti a mano, Come guado, come dicevo. usando come si faceva il guado, chiaramente. Con una matita, oggi sì, io ancora perché sono vecchio di età Bravo. e uso però Photoshop e poi quando devo andare a disegnare sul muro vado con un proiettore, lo attacco al computer e progetto il disegno. Che è vero che è molto più facile, è vero che è molto più facile soprattutto per le dimensioni, nel senso che tu ci sei abituato a lavorare al massimo in un A3, quando ti trovi in un muro di 4 metri di altezza per 10, è una cosa completamente diversa. Cambiano tutte le dimensioni e tutto. Pertanto questa storia di proiettarlo ti semplifica molto e poi soprattutto puoi adattare prima di fare la traccia, puoi adattare il disegno, cambiarlo senza star lì a cancellare. Ma soprattutto perché fai partecipare la gente. Questa traccia, il disegnare sopra e il disegno proiettato, io lo faccio fare alla gente, anche ai bambini, a tutti. E questo è lì. Ora, ti racconto di questa roba qua, di questi bambini di Mantova. E allora hanno inaugurato il murale che tu hai fatto vedere in fotografia e sono venuti i bambini di altre scuole di Mantova, delle scuole del centro, magari sempre pubbliche, dove comunque la frequentano queste scuole, bambini di famiglie più abbienti, insomma. Allora vedo uno che le dice a un altro, uno della scuola Salvador Allende, che le dice a un altro di un'altra scuola, ma te, nella tua scuola, non c'hai un murale come noi. Ora, questo ci ha fatto ridere, ci ha fatto emozionare, ma soprattutto che quest'idea di aver fatto lavorare tutti 120 bambini ha creato questa idea di appartenenza. Certo. Anche se ho dato una pennellata, anch'io l'ho fatto. Questo nella società di oggi non è una cosa da poco, nel senso che prima di tutto tu insegni ai ragazzi che farlo insieme è meglio, pensare insieme è meglio, dipingere insieme è meglio. L'altra cosa che sempre le dico ai bambini, ai ragazzi, a tutti quelli che lavorano con me, che in questo dico un po' una bugia, ma dico questo è l'unico lavoro in cui si può sbagliare. Perché tu comunque alla gente, oltre a lavorare, a stare al computer, a PlayStation e tutto, devi darle anche fiducia di che nella vita anche non è tutto perfetto, tutto viene fuori come tu lo vedi nelle immagini di internet. Le cose, o chi lavora sbaglia. E questo deve essere un principio. Cerchiamo di non farlo il più possibile, ma deve esserci sacrosanto poter svegliare. Ma soprattutto questa idea del lavoro collettivo. Un'altra delle cose che mi ricordo bene, io ho fatto un murale dentro il carcere di San Vittore con le donne. Un'esperienza molto forte, forte anche per uno che vive fuori,
sicuramente solo entrare in un carcere già ti crea qualche problema, nel senso che tu prima di arrivare nel posto dove devi fare il lavoro passi 5 o 6 cancelli e tu senti questi cancelli che si chiudono, poi vai avanti, passi un altro, e questa roba qua psicologicamente, cioè, sicuramente non a me, ero un po' preparato, però ti trovi dentro con queste persone che sicuramente stanno compiendo delle pene che magari si meritano o non si meritano, questo non è il mio compito stabilirlo, ma che anche loro hanno dei sentimenti, hanno dei pensieri, hanno delle sofferenze, hanno soprattutto dei sogni. Una delle cose che mi ha colpito tanto quando ho fatto questo murale è che questo murale in centro aveva come una specie di strada, però che alla fine si apriva e in fondo c'era un grande sole che era, se lo interpretiamo, sicuramente la voglia di libertà. Ma questo perché la simbologia dei murales gioca un ruolo preponderante e importante. Senti Hector, volevo innanzitutto ringraziare i tanti che stanno partecipando, sono davvero tanti, e ringrazio i commenti del presidente della Fondazione per Leggere, Lida Campagnano, e complimenti, la pittura partecipativa, Giuseppe Contignello, insomma, davvero tanti stanno seguendoci e commentando. Io per quanto riguarda San Vittore, sì, qualche cosa ne so, perché ho seguito Bros, che ha fatto un lavoro a San Vittore l'anno scorso, e io sono stato una giornata con lui, e effettivamente questo sentimento di grande difficoltà si sente, insomma, è davvero brutto il carcere, e se posso permettermi, devo dire che forse è troppo brutto, nel senso che una società moderna e un paese che aspira ad essere una democrazia importante, secondo me dovrebbe, accanto alla scuola, accanto alla sanità, certamente fare un ragionamento di investimenti in risorse umane e in risorse anche, diciamo, immobiliari, per quanto riguarda il recupero delle persone che vanno recuperate, perché il significato del carcere in Italia è quello del recupero finché non cambia la Costituzione, e io ritengo che il recupero sia l'unica cosa umanamente pensabile quando si reclude una persona all'interno di quattro mura, non vedo altre opzioni, io personalmente. Ora, volevo chiederti, Hector, per concludere, perché il tempo è davvero agli sgoccioli, volevo chiederti dove possiamo trovare il tuo lavoro, dove possiamo incontrare le tue opere, e dove si possono vedere, magari sul tuo sito sicuramente, se cercate Mono Carrasco muralista lo trovate da Google, ma vogliamo sapere anche, mi piacerebbe sapere quali sono i tuoi progetti, cosa vuoi fare da grande, insomma, visto che siamo tutti un po' bambini. Sì, sicuramente nel sito internet muralescarrasco.com troverete delle cose fatte nel tempo, anche in Facebook. Un po' difficile dove sono, perché io ti dico sinceramente, ma non per tirarmelo assolutamente, perché io credo di aver fatto in tutti questi anni sicuramente più di 500 murales in Italia, in diverse città, in pannelli, ogni tanto passo da qualche città e dico, ma io qui sono già stato, e mi viene in mente una... Ora, ho fatto l'ultimo importante, diciamo, è stato fatto a Torino, attraverso il MAU, Museo d'Arte Urbana, in un grande muro, anche lì partecipato contro il razzismo.
è immenso, è 8 metri per 6, una cosa del genere. Le cose prossime, dipende dalla pandemia. Allora, io te ne do una prossima da fare se hai la voglia di farlo. Tu sai che io sono il direttore del padiglione d'arte giovane, con il Comune di Inveruno e con la società umanitaria, con la Fondazione per Leggere, insomma, abbiamo conosciuto 650-700 artisti in questi 20 anni. Ogni anno c'è un artista che fa un po' da maestro, da padrino. A me piacerebbe, se tu vuoi, l'anno prossimo che tu fossi quell'artista che così stai un po' in mezzo ai giovani e fai da caposquadra come aveva fatto Sebastian Matta. Non abbiamo la piscina e questo un po' mi dispiace, però c'è il Naviglio. Qui c'è il Naviglio, se lo puliscono un po' dall'inquinamento che c'è, un bagno, lo si può sempre fare nel Naviglio. Sì, perché no? No, 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 con piacere, poi ne parliamo tecnicamente. Certo, è un invito pubblico. Conta su queste cose, conta sempre su di me. Ora, io cosa ho, fra virgolette, capito? Già l'anno scorso dovevamo andare in una città dell'Australia. Perché è una città, Melbourne, che ha 14.000 cileni in Australia, ma non è solo un esilio politico, ma è tanta gente che quando l'Australia aveva bisogno di gente, operai, gente tecnici, scientifici, molti cileni sono andati là. Dovrei andare in Germania, sicuro a luglio a fare una mostra e sicuramente a fare un murale in una scuola con gli studenti e anche in un concerto, ma tutto è legato a questa cosa della pandemia. Certo, chiaro. E penso che ho due scuole che stavo facendo un progetto europeo che i progetti europei con le scuole durano 30 ore. In tutte e due, metti, mancavano 6 ore per finirlo, è venuta la pandemia. Pertanto, secondo me, quando si apre tutte queste cose qua, dovrò riprenderli. Certo. Però dico, in accordo con i tempi, conta su di me, assolutamente. Ti ringrazio molto, Mono, Hector. Io ti abbraccio. Adesso dobbiamo salutarci. Prima di salutarci, volevo invitarti un'altra volta, poi magari ci sentiamo su questo. Mi piacerebbe averti in un altro incontro per approfondire altri temi. Io so che tu sei anche rappresentante in Italia del più famoso gruppo cileno, che sono gli Intilimani. E forse, siccome anche il Guado, anche in questo caso, ha giocato un ruolo importante per quello che dicevi all'inizio, per il ruolo che il Guado ha avuto nell'accoglienza e nella difesa degli esuli cileni. Quindi io mi ricordo che ero bambino e nel 77-78 tornarono gli Intilimani qua in Italia per un concerto, non mi ricordo dove, sinceramente, passarono da Guado. E io me li ricordo perché non so se tu ci fossi o meno, però insomma mi piacerebbe parlare del tuo lavoro nei concerti. So che tu dipingi anche durante i concerti, Sì, questa è una cosa che mi non interessa. ne parliamo. È Ne parleremo tutta un'altra volta. un'esperienza, anche quella è un'esperienza collettiva e soprattutto perché faccio partecipare i ragazzi o le persone che vogliono della città in cui si fa il concerto. Gente che non Bellissimo. ho mai visto in vita mia prima, capito? Certo. Per dimostrare che tutto è possibile. Senti, Mono, con questa frase che è la più bella della diretta, tutto è possibile, con questo sorriso tuo meraviglioso, io ti saluto, ti ringrazio molto Grazie a e te per questa opportunità, insomma, di poter parlare anche di... ci avremmo bisogno di, non so come,
da scrivere 10 libri e non so quante trasmissioni di questo tipo. Vabbè, ma un libro insieme forse poi facciamo in tempo a farlo, e poi trasmissioni, qualcuna in più, riusciremo senz'altro. Ci pensiamo. Va bene, grazie a tutti. Ciao, ciao, ciao Ector. Più grande, ciao, ciao. Arrivederci a tutti alla prossima giovedì. Vi ricordo giovedì prossimo, sempre alle ore 12 in diretta e poi in differita sul canale YouTube di Guado Officine Creative, potete trovare questo incontro con Mono Carrasco, e poi giovedì in diretta invece alle 12 il prossimo incontro, di cui troverete notizia sui canali social e sul sito internet delle Officine Creative del Guado. Arrivederci a tutti, auguri, alla prossima, ciao ciao. Ciao, grazie, ciao.